E gente mia che fa la zia da morte! Su parere del barone ha fondato la sezione dei pompieri di Bigiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E da spese del marchese ha comprato le divise con felucche larghe tese e pennacchi rossi e blu. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. In via scopo addestrativo il paese hanno incendiato, il villaggio è già bruciato e ha gridato e pipurrà. Viva qua, viva là, viva su e viva giù, viva i pompieri di Bigiù. E quando cantano i cuori infiammano, viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Bigiù. Tutto sotto controllo, signori, è tutto sotto controllo. Contarono l'incendio con le pompe verso sera, però l'acqua e meno c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa su. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli esplicò. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa su. E di meno in fondo il flotore già schierato, il piede già passato e ha gridato e pipurrà. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Bravo Mario! Viva i pompieri di Bigiù, che quando passano i cuori fiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Bigiù. Dopo dite che l'impianto antincendio non è norma di legge, dopo andatela di giro, andatela di giro. Gente, riscaldamento è quello che è. Viva i pompieri di Bigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Bigiù. Viva le pompe dei pompieri di Bigiù. Viva le pompe dei pompieri di Bigiù. Un applauso ragazzi, grazie. È tutto sotto controllo.
È tutto sotto controllo, signore. Il servizio di pronto intervento ha funzionato alla perfezione, quindi possiamo dare inizio tranquillamente a quella che è una serata all'insegna dell'allegria. Speriamo di proporvi quattro sane risate. Adesso noi ci concentriamo, anche se soltanto per un paio d'ore, lasciamo fuori dal teatro quello che sono i nostri problemi col lavoro, coi familiari, quello che succede intorno al mondo, ma andiamo tutti a quel paese, eh? Siete d'accordo? Sì! Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Allora, è finalmente ritornata la rivista che mancava da Porto Recanati da circa 4 anni, infatti facciamo come i mondiali, l'ultima è stata nel 1990 e andiamo pari passo con i mondiali, no, speriamo di ritornare anche l'anno prossimo. Con la rivista ritorna anche il protagonista della rivista, cioè il nostro dialetto, il dialetto portorecanatese. I problemi tecnici organizzativi sono stati una marea, quindi siamo arrivati un po' in ritardo, dato che siamo in piena quaresima. Don Roberto non lo vedo, dove sta? Ah, eccolo lì, Don Roberto, ci devo scusare, ma lui tanto già ha fatto già tutto, perché tanto, signori, il riscaldamento sarà preso tutto oggi pomeriggio, quindi abbiamo già finito il gasolio, 350.000 lire buttate ieri per fare la messa oggi, ma non c'è problema, vero Don Roberto? Non c'è problema. Sì, Don Roberto, ne parliamo dopo, sì, non si preoccupi. Benissimo, allora, dove era arrivato Pina? Ah, ecco, il tempo, signore, è stato pochissimo, come appunto ho detto, il freddo ci sta magnato proprio, ma una cosa incredibile, ma ci siamo divertiti e speriamo anche di far divertire anche a voi tutti. Adesso noi dobbiamo ringraziare in primis Emilio Gardini, perché Emilio Gardini ci ha dato, scrivendo i testi, ci ha dato l'opportunità di presentarci con questa rivista al pubblico portorecanatese. Un bel applauso va Emilio, noi tutti lo ringraziamo di cuore, è presente ieri sera, è stato molto contento, come poi d'altronde devo ringraziare tutti i ragazzi che con entusiasmo hanno collaborato al nostro allestimento. Comincio dai veterani, Mario Riccetti, Andrea Michelini, Giacomo Gaspari, Francesco Alessandrini, Rodolfo Scalabroni, il fratello Silvio, il cugino Silvio Cingolani. Ringrazio Giacomo Magrini che è venuto dalla lontana Loreto per darci una mano. E poi ringrazio anche quelli che io definisco un po' il futuro della rivista, l'avete visti? Igino Scocco, Domè, Gianni, Luca Mattassini, Luca Pirchio, Tito, Pasquale e tanti altri. Tutti i cantanti e tutti i ballerini che avrete modo di apprezzare durante tutto l'arco della serata. Adesso voi direte, ma questo presentatore ce l'ha la partner, ha una valletta, ha una collaboratrice? Ma certo che ce l'ho. Come? Pippo Baudo si è presentato con Anna Oxa. E con la Cannelle io vi presento Silvia Magarel, con lo stacchetto. Ti ho fatto fare pure lo stacchetto, perché si è lamentata, ha fatto come Mara Veniere, ha detto che non gli lascio spazio, però il contratto non era mica questo. Lo so, Davide, scusami. No, di buonasera pubblico, buonasera, Silvia, buonasera. Silvia ti chiami, no? Silvia. Che sei venuta con i tuoi genitori? Sì, anche stasera sono là. Là, vicino Enrico Marchetti, sì, sono là. Benissimo. Allora Silvia, dietro è controllato, è tutto pronto, vero? È tutto pronto, possiamo subito iniziare. Possiamo iniziare, allora io dico questo, piccolo avvertimento, è più colpiti, dico, non vembillate se ve pizzicamo, perché vale sempre il proverbio che a carnevale ogni scherzo vale, anche se tra un po' scappa la bara di notte, Don Roberto. Benissimo, vado di là e fa tutto Silvia, che c'ho da fare due cosette. No, non lo fate, l'applauso non ho bisogno, non vi preoccupate, fatela Silvia. Allora iniziamo con il primo numero del nostro spettacolo. Andrea Michelini e Mario Riccetti in Striscia la notizia. Signori e signori, buonasera! Questa sera parleremo male di tutti, non si salverà nessuno. Tutti quanti, le furtannare, i sciapegotti, i pesciaroli, l'amministrazione comunale, il sindaco, l'amministrazione comunale, tutti quanti, l'amministrazione comunale, la giunta, l'amministrazione comunale. Rispondiamo. Pronto? Chi è? Thank you.
parlare. Questa sera parleremo bene di tutti quanti. Dobbiamo male più degli soli. Dunque, iniziamo subito con la politica interna. La giunta rossa è diventata verde, la giunta verde è diventata rossa. È stata nominata così non perché è caratterizzata dalla presenza determinante dell'assessore verde Jaruzelski. Baciski, Baciski! Come? Leggi bene, Baciski! Sì, ma col ba mi date sputare che se sapevo mettevo gli occhiali. Leggi bene! Bensì perché ogni assessore interpellato a seconda delle necessità ci ha risposto: sono al verde, al verde, al verde, sono al verde. E questa chi la dice? Questa chi la dice la dico io, perché questa notizia è arrivata proprio adesso, visto che sono al verde. Sì. Notizia ANSA, grave smacco all'amministrazione comunale di Porto Recanati. Mentre a Kronberg, città con noi gemellata, ieri si riunivano i ministri delle finanze dei 7 paesi più industrializzati del mondo, il nostro assessore alle finanze Giovanni Giri con un telegramma comunicava di non poter partecipare con questo testo: non c'è un soldo, manco per far cantare un cielo. Solina! Partorire, prende la macchina e percorre in tutta la sua lunghezza via ex Garibaldi. Le numerose buge fanno tanto sobbalzare l'auto che alla puerpera vengono immediatamente le doglie. La cosa ormai risaputa in tutte le Marche, tanto da renderla famosa. E chi è? La Verona! La velona con la velina. Consigliato ai negozi di non chiamarsi azienda. Ad un cittadino portorecanatese che voleva chiamare il suo negozio azienda agricola, il sindaco ha consigliato di scegliere un altro nome, con queste testuali ed appassionanti parole: o nipote, scemi l'azienda cinema. È andata a picco. Scemi l'azienda farmacia. A rotoli. Quella del pescio. Chi fugge da là, chi si squaglia da qua. L'azienda del turismo. L'hanno chiusa. Gambia nome che è meglio, nipote. Gambia nome, dammi mente. Confidenze piccanti tra due portannare capiscione. Oh, papì! Hai inteso che chiccano la tassa del gas? L'hai letta la bolletta? C'era scritto: tassa regione più IVA, tassa provinciale più IVA, tassa comunale più IVA. Oh, Peppi, e chi saria sa IVA? Se dice in giro che Cussia è l'amica del segretario comunale. Apposta! Apposta se costa tanto allora! Rispondo io? Rispondo io? Rispondi tu? Rispondo io. Pronto? Pronto? Sì? Uè, dica. Se non sbaglio, lì non avete una famosa pinacoteca lì al castello Svevo di Porto Recanati? Sì, famosa, ma per i furti di quadri, 3 o 4 all'anno. Ma com'è adesso? Chiusa. Ma come chiusa? Sì, chiusa, come certe case di Scossicci. Allora, pinacoteca e case chiuse? Appunto, come scrive il giornale tutti i giorni, pinacoteca e case chiuse. Buonasera. Buonasera. Molto scalpore ha suscitato l'inaugurazione della scultura in piazza Brancondi. Noi abbiamo intervistato diverse persone, ma per ragioni di spazio riportiamo i pareri soltanto di alcune. L'assessore Bacci. E Nappatine! Un par d'occhiali, per favore! Cara, cara, carissima, un capolavoro, ma cara. E te credo, cara, con quello che ci è costato. Ecco invece il parere di un critico d'arte. È un raro esempio di arte moderna che si estrinseca in un substrato in cui si può leggere la lotta dell'uomo contro l'universale. E lei, signora, cosa ne pensa? De quello che ha detto Cussù, io non ho tenuto niente. E a dì la verità, non mi piace per niente. E perché? E non lo vedete che non c'è manco un biselletto a pagare l'uoro? Eccola, eccola, è lei! La Verona! Verona, dammi la velina!
Ammazza che velona! Oh. Non si sa quanti milioni abbiamo speso per scavare i pozzi al fine di cercare la tanto sospirata acqua. Dopo averne assaggiato il campione, il sindaco ha dichiarato che d'ora in poi avremmo bevuto acqua assolutamente minerale. Dobbiamo dargli atto dello sforzo compiuto insieme a tutta l'amministrazione. Infatti ci hanno azzeccato in pieno. L'acqua è veramente minerale. Infatti le ultime analisi di laboratorio hanno stabilito che la nostra acqua contiene una forte percentuale di sale, ferro e stronzio. Più minerale di così e non la troviamo. Notizie sportive. Ci congratuliamo con il nostro concittadino Agostinacchio Armando, primo portorecanatese a partecipare alla famosissima maratona di Nuova York. E questo ragazzo ha vinto qualche coppa? Una coppa veramente nulla vinta, ma dice che ne ha lassata una ante una frata ante il Bronx, che hanno evacuato un palazzo con 250 famiglie del Negretti. Ti risponde? Rispondo io. Pronto? Pronto? Chi è? Pomata. Chi? Pomata, oh, telefono da 100 celle. Amore, e che desideri? C'ho una curiosità sfacciata. Ma a che ora avrà il pubblico al Colosseo? Come al Colosseo? Amore, non siamo mica roba, sta. Colosseo. Ma come? Ma se qua non si fa altro che parlare del Colosseo vostro che ci avete al mare. Assa, assa, a sigla! Ambrogio? Mi dica pure, signora. Ambrogio, ho un certo languorino qui nello stomaco. Cosa c'ha bisogno, signora? Ambrogio, ho voglia di qualcosa di dolce che possa saziarmi il mio appetito. E de cosa c'ha voglia, signora? Ambrogio, ho voglia di un grosso Ferrero Rocher. To magna sgulfenata! No, magna che il Ferrero Rocher! Thank you.
sempre un po' chiuso. Sarà forse la sinusite che mi dà fastidio. Ne ho parlato con chiunque potesse darmi un consiglio. E il mio capo dice che queste caramelle, Victor's Respira Vivo, sono veramente un tocca sano. Dice che mangiandone una te stappagnicò il naso, la gola, ti apre anche il cuore. Ma è proprio vero. La caramella balsamica Victor Respira Vivo ti stappa il naso, ti stappa anche la gola e ti stappa anche come stappa Spurgo, non stappa nessuno. E con questo è veramente tutto, signore e signori, buonasera. Una voce molto particolare, una voce inconfondibile, anche migliore dello stesso personaggio che interpreta e del quale è un fanatico ammiratore. Sulle note di una stupenda canzone di Renato Zero intitolata Ave Maria, una magica interpretazione di Alberto Piercamilli. Alimentando così il silenzio.
penso che qui Ave Maria di poter capire Ave Maria. Sì, siamo meschini anche vivi, ma non siamo stati mai così soli, soli! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ci sfugge e la paura è già legge. Ave Maria. Spero sempre di meritarmi il vostro affetto e la vostra amicizia. Grazie ancora. Signore e signori, Alberto Piercamilli. Grazie, Davide Crescenzi. Cioè, non ti preoccupare. Buonasera. Cantato questa bellissima canzone di Renato Serio. Non l'ha scritta Renato Zero, No, l'ha scritta Renato Serio. Dai, chiuda questa cosa. Dai, forse. Perché se vogliono mettere con me. L'ha scritta Renato Serio. Allora... Non c'è rivista senza puttanare, questo lo sappiamo tutti quanti. Come del resto noi tutti sappiamo i problemi che quest'anno le nostre donne hanno dovuto affrontare, specialmente se titolari di qualche impianto balneare. Pertanto adesso noi ci trasferiamo per alcuni minuti, giù il mare, verso il lungomare, dove la signora Catarina ha il suo bel da fare con le tasse, gli scontrini, i clienti, la finanza. Allora vi presento subito Silvio Cingolani, Rodolfo Scalabroni, Mario Ricetti e Giacomo Gaspari in La spiaggia parte prima, perché qualcos'altro succederà nella seconda parte. Sipario! Aiata mia caffarazione buono! Catari! Oh, come aghi io! Come aghi, lasciami andare per carità che non gliela faccio più! Te mi sei a sede! Le cado se muore, oh! C'è un vigile qui, oh! E codazzo, boh, altro che fischi al matto! Senti! Oh, così hai fatto? Raccontami un po'. Che ho fatto? Là siamo andati, oh. Quel mattarello vecchio d'oro, no? Stamattina, dopo 2 ore che stasera ha pinato lassù che appare il pappagallo.
Mi ha preso una manchezza, ha cominciato a rullare che pare un barchetto col mare da fuori. Ma se... Oh, se non lo raccoglie quattro bagnanti più di fuga che depresso, sta il mare lì stacchito. Stanno se mancato nel sediulo. Chi giù mia, dopo un'ora che si era appustato, ho giunto che laggiù. No, Fischi. Appena preso un porto mi ha lasciato tutto un bacio. A te. Ma sei io di tutti. È dannato dolce al cervello. Per forza, per passare. Ricoverata, ricannati. Insolazione. Si fa la superiore, tu dici lo morto. Se non a te, bacio. Pazze. Oh, tu hai il fazzoletto. Siamo andati da scorsi, sa. Oh, dimmi, come ti hanno i negozi? Non parlavo per carità, Stanno, non si combina niente. Io è da luglio. Se continua a salierna. Ma con le spese c'è il favo. E tanto scienza le spese che siamo quest'anno per la cabina per l'anticappato. 7 milioni, oh! 7 milioni! 7 milioni da colpi! Ma siamo a Dustane quest'ora! Ma se neanche organizziamo una curiera per buttarci a piscina! C'è più colpo la curiera, non c'è ne visto uno giù per Marina. Ma qui, Luis. Ma però, in compenso, c'è la Marina alla prima fila, tu è andata alla seconda, con altri gabinetti. Ma se... Le docce le pagamo noi. E l'acqua la pagamo noi. E chi è tutta una rimesa, Wow! Ma sai chi è questo tio? Ma tu, ma se non vuoi dire, ma se da noi viene qui. Cosa sei matto? Com'è l'acqua, signora? L'acqua è salata. E questo c'è il sapere o c'è? Volevo sapere se giaccia o se starà la noce in mare. E a pennello, non è paura. Levatemi la curiosità, Anna Curio. Quello che sta rovinando sopra il seggiolo giallo è vostro marito, vostro marito. E che cazzo canna me ne frega. Coraggio, ma se... Così, lo volevo sapere, lo volevo. Volevo sapere cosa c'è fa lassù, ecco. Conta le cocaline, mi sta bene. Ma se... Sarà, ma non ci credo, non ci credo. Oh, non cominciamo subito, non mi fate sbattizzare, tra che sono nervosa, no? C'ho il esaurimento, ve pio una pianella, ve la spacco subito della testa. Subito. Ehi, se vi serve qualcosa, datela giù, da mio marito che è lui, fra uomini, ventennetti, cercate di andare giù subito. Vado giù subito, vado giù. Ci rivediamo, Cervedevo. Oh! Entra, lì vado. Mi sono rotto tutto, mi sono rotto. Tutto, ci rivediamo. Entra, ci sei messo. Allora, e niente, Marco. Oh, avevo già pure io. Aggiù. Sarà andato quell'oretta, oh. Ah, io me l'ho liato di minchioni, tu fa un po' tua, te. Ah, sì, avevo già. Iezu! Che poi sono comprato ieri sera! E ad è così fatto, non mi fa più un colpo. Ma sei un travalto! E parla, oh! Ma mi metta a sedere, per carità! Direi a parla, che io sono nervosa, così fatto! Hanno cambiato a rigge, oh! Non fate più un colpo, cioè! Questa non me la dovevi proprio con Mari. Sono per le gita. No, sono gita ancora io. Oh, e che ci hanno messo? Ma la si benda una faccia da paguto. Sì, no. Da magna menestre. Un cantato con due occhi a boccia, eccoli, oh. Ma sei tu sta rigi. Cosa mi dici? Bello, alto, un ario, due spalle, eccoli. Mi piace una passione. Ma la si benda. Arriate il mattarello. Tutto numerato, Tanto per diventare Magnini l'esame l'avevo fatto a Sarnano. I maestri del SIS entrano sotto Ferrano dei Scogli. Se hai stito quella, non si è spugnato più da Sarnano. Ma numerato come la tombola, Massimo di scannata, chi mai mandato giù? E Doca se l'ha fatto sfugge. Cedemo a Guggio. Ma se... Ce la devo con Mari, o disgraziato, no. Roba brutta, mattarello, per te piace 100.000 colpi, te mando già un cliente, lo fai via dalla concorrenza. Cliente! E tanto non c'è stato un quadri così, matto! E non capisci. Se l'ora da, ma il tuo dito! Voleva sapere se c'era l'acqua inclinata, voleva sapere se c'è il buscone salvataggio, voleva sapere se c'è la ciambella, quanti metri le rompe la testa, voleva sapere ancora se c'è la pistola lanciata. Io non potevo dire, mi sei costato un cambio da pesce per dargli esame, ho cantato. Non ho avuto bisogno di niente. E vado a finito, non c'è un altro finito per buttarsi in mano. Ma sì, la potevi snoggiare più da fuga che da presa, ma tu sei incantato. Non potevi sfuggire già dentro l'acqua. E da quando viene fuori? Deve spugliare il cibo.
figurato. Oh, non cominciamo queste robe del balneare mio, non vuoi sapere niente, eh? Oh, manno lui a più di fuga che da presso. Manno io, e qui è Vigo. Qui è Vigo, gli lanci la ciambella, almeno quando gli è su si ammanta davanti. Sei fugato allora da gente, chiamate l'ambulanza! Benissimo, mentre, ecco, brava Barbara, le nostre ragazze tolgono le sedie e dietro preparano la prossima scena. Io chiamo due piccole bambine, dei piccoli bambini che ci racconteranno la favoletta del giorno. Adesso abbiamo un angolo riservato ai più piccini, un attimino che li vado a prendere. Dove siete? Come si... ecco. Dove sono i bambini? Eccoli qui, andiamo un po'. Andiamo. Eccoli qua. C'è una bellissima bambina che dal nome bellissimo, Silvietta, e un bellissimo bambino, l'amichetto Franceschino. Adesso c'è un problema. Chi è Silvietta? Indovina un po'. Indovina un po'. Indovina? Forse sei tu, ma perché non vedo... se ce l'ho adesso, pensa un po' quando ho 18 anni. Non ci ho pensato. Va bene, va bene. Come voi vedete, questi due bambini sono portorecanatesi veraci. I classici portoricanatesi, i pescatori, coloro che vanno a vendere il pesce. Infatti noi abbiamo Franceschino che viene in quale zona di Portorecanati? Dalle grotte. Va bene. E invece Silvietta qual è la zona? Io vengo dai Grasciali. Dai Grasciali Gio Potenza. Va benissimo, allora non parliamo più, non meglio che andiamo avanti col programma. Mi fregate sempre, siete due, ma un'altra volta il foglietto. Allora, adesso Silvietto e Franceschino ci canteranno una canzoncina, una bellissima canzoncina. Ci racconteranno come hanno vissuto e risolto il già noto problema dell'acqua nel nostro paese, eh? Allora ascoltiamo dunque la voce. Ah, scusate, me lo date un bacettino? No, va bene, non va. Allora ascoltiamo dunque la voce dell'innocenza. Prego, Emilio. Un po' più lento. Dove vai, bella bambina? Dove vai, bella bambina? Vado a prendere l'acqua per bere e cucinare. Vado a prendere l'acqua per bere e cucinare. Vuoi consiglio da un amico che ti vuole bene? Sì. Vuoi consiglio da un amico che ti vuole bene? Sì. Stornetta più presto, non te se gusta. Se non ti invelena, il mal si cala. Come faccio a preparare il pranzo? Come faccio a preparare il pranzo? Vai da Lauretto con soldini in mano e con grande calma lo ti spiegherà. Vuoi tu la levissima o quella del gna gna? Tu non fai che scegliere, c'è solo da pagare. Mamma e papà hanno già sborsato tante lirette senza un risultato. Qualche parola tu mi te la dirà. Ha detto il sindaco che è minerale, c'è ferro e calcio che c'è tanto sale. Se è minerale se la velo, usci de prescia se trova con Gesù. Se è minerale se la velo, usci de prescia se trova con Gesù. Un bel applauso, Silvietta, da bravi. Però queste cose non si devono dire, eh? Queste cose non si devono dire. Adesso me lo date un baciottino? Lo sì. Oh, ecco, ho capito. Andiamo, Silvia, per cortesia, pensaci tu. Va. Anche il ballo può trasformarsi in uno sport bello e appassionante, al punto da offrire risultati ad alto livello artistico e professionale. Lo dimostrano Giordano ed Emanuela, due giovanissimi nostri concittadini divenuti campioni italiani di ballo da sala per la loro categoria. Non ci resta che ammirare tanta grazia e maestria nel pezzo che esibiranno per noi questa sera. Giordano Simonetti, 14 anni, ed Emanuela Antonini, 11 anni, in un viennese, tango e polka.
così con questo applauso, questo valzer di Lear, tratto da una fantasia della Vedova Allegra. Adesso ascoltiamo il tango, tango argentino, tango che si intitola, adesso lo diciamo, lo devo sentire la musica perché me lo ricordo, è francese. Adesso concluderanno questa performance con una bellissima polca. Una polca, polca zozza. Vado via che il titolo non lo so. Signore e signori, Giordano e Emanuela. Bravissimi. Allora, noi ci complimentiamo con Giordano e Emanuela e ci fa piacere annunciare che questa loro iniziativa, questa loro esperienza è nata a Porto Recanati presso una scuola di ballo che darà presto altri validi risultati, della quale chiunque può rivolgersi, chiunque desideri imparare a ballare. Io per esempio già mi sono iscritto, tanto impegno più, impegno meno. Noi qua. Allora, il nostro... No, non fate gli applausi ragazzi, non c'è bisogno. Il nostro spettacolo, come potete vedere, è tutto interamente dal vivo. E dal vivo noi adesso, mentre i ragazzi stanno preparando, vi facciamo vedere due situazioni, due piccoli flash molto veloci, due situazioni che abbiamo colto al volo, due fatti, fattarelli, realmente accaduti. Il primo in presso un noto bar sito in corso Matteotti, mentre il secondo a seguire presso un noto ambulatorio di un noto dottore porto recanatese. Allora io vi presento nell'ordine turiste al porto e dal dottore. Sipario.
turiste si fermano davanti al bar dello sport e chiedono a tre giovanotti... Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Se me fate finire, seduti al tavolo fuori dal bar, alcune informazioni. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Scusate, in che via si trova a casa Leopardi? Signorina Vella, avete sbagliato paese. A casa Leopardi è a Ricanati, a 12 km da qui. E la villa dei Cigli? La villa dei Cigli, non stacchi, straffa Ricanati e Lureto. Allora, prima che andiamo su, ci dite la strada più breve per arrivare al porto. E quale porto? È il porto di Porto Recanati. Signorina Belle, è il porto del porto? Ancora, non è andato il porto. Ma come? Non avete il porto? No, no, non ce l'avevo. Ma allora, cosa avete di bello da vedere qui a Porto Recanati? Ne? Adesso ve lo dico io cosa abbiamo di bello da vedere qui. Signorine, quando avete visto a noi... E visto tutto! Alendo e Londe! Adesso andiamo in via Mentana dal dottore. Prego ragazzi. Interpretati da Luca Pirchio e Francesco Alessandrini, il Flash o Flash o Fly SH dal dottore. Il microfono? Che succede? Ah, manca il microfono a Luca. Sì, purtroppo sapete, abbiamo dei problemi. Francesco. Quindi ho detto del Flash dal dottore. Intanto, ecco, eccoli, bravo, prego. Oh, Luca. Buonasera. Era. Ai. Le preparo la ricetta, signora. Sì, scrivete, scrivete. Sentirei la chicca senza i sordi in farmacia dopo. Ah, dottore, dopo sta visita, con dite. Posso mangiare una cuppetta di pasta asciuga con sugo? Non se ne parla neppure, no. Signora. Due zanghettine pelose fritte. Fritte, per carità, sono manco assolutamente da escludere. Una rustitella scottadetto dei sgombretti novelli. Cocca, mi raccomando, pochi, pochi e senza olio. Manco una sagra. Nulla. Oh, 4 alicetti sotto sale. Il sale, per carità, le alza la pressione. Una freddo, dottore, siete cattivo, sentite a me. Dica. Ma se fa come dite io, quanto campo dite? Almeno 5 anni. E io per 5 anni tutti si sacrifici non riesco a fare. Tutti, nessuno escluso. Sapete come dico. Dica. È meglio accampare 5 anni di meno a stomaco pieno che 5 anni di più a stomaco sgoti. Voi mettete la sera finita a scrivere, tanto fa come fare. Andiamo! Prego, signora. Fa ormai parte della storia della rivista di Carnevale. Forse mantiene un Guinness per il maggior numero di canzoni presentate durante tutte quante le edizioni. E non solo vi sarà capitato di ascoltarlo chissà in quale altre occasioni. C'è addirittura chi dice di averlo visto in televisione. Quindi non poteva mancare a questa edizione 94 la voce di Vittorio Solazzi con un successo di Lucio Dalla intitolato Caruso. Signori, Vittorio Solazzi. Grazie, buonasera. Vai. Che diavolo. E diavolo. Voilà. Vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincio il canto.
vidi le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si ansò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima, poi credette di affogare. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare parole, confondono pensieri. Diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, e ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, e lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il canto. Tutto voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di da bene assai. Vittorio Solazzi, bel applauso. Grazie. Una canzone, applauso grande anche impatto, sì, molto è bravo. Vero. Un bel applauso anche a Emilio, Lauro, Stefano e Peppe che hanno fatto un applauso. Un applauso anche loro. Un bel accompagnamento, una canzone di grande impatto emotivo dedicata a Enrico Caruso, se non sbaglio. Sì, Caruso, grande. Vittorio, adesso scambiamo un paio di parole perché i ragazzi ancora stanno preparando. Facciamo... Senti, Vittorio, poi tutto il pubblico presente è molto curioso. Sì. Noi vorremmo, Vittorio, sapere come è andata poco... Abbiamo visto in televisione poco più di un mese fa, forse anche meno di un mese fa, la tua esibizione in quel di Civitanova Marche con il karaoke. Come è stata questa esperienza? Io non è che me ne intendo molto di musica, mi pare un po', che sei... mai visto un po' bagnato forse, bagnato. La canzone magari non era molto adatta. La canzone quella adatta in pratica
non me l'hanno fatto cantare. Cioè, tu eri andato lì, sapevi di cantare una canzone. Sì, loro avevano scelto una canzone. Perché qui c'è, signore, c'è una polemica, che il nostro Vittorio sta aprendo una polemica presso. Non è una polemica. No, la gente lo vuole sapere, dobbiamo mettiamo le carte. Guardi, che non voglio dire mica questo. Allora, Vittorio, dici, allora, che come allora, l'organizzatore aveva scelto una canzone, una scaletta per quella serata, e in questa scaletta c'era una canzone molto, molto popolare, come era Radio Gaga dei Queen. Dei Queen, Radio Gaga. Che a me mi piace cantare. No, sì, ho fatto tiro le lei. Sì. Ho fatto tiro. Sì, scusa. E poi, spiegabilmente, 2 giorni prima, la redazione di Italia 1 mi ha telefonato dicendo che non si poteva fare perché la base non si era rovinata. Diciamo un giallo. Chiamiamolo il giallo della base. Esatto. Il giallo e siccome della base. Io non ho i santi in paradiso, dovevo sentire il dottor Moretti, Pierpaolo, che è qui. Forse se sentivo lui potrebbe fare praticamente qualcosa. Vittorio, parliamoci chiaro, Vittorio, era tutto preparato? Penso di sì. Era tutto preparato. Tutto preparato. Come quando io ero andato a Forum che ci aveva raccontato. Sì, sì, esatto, è tutto a posto. Ah, è qui che casca l'asino. Però per me è più importante stare qui. Certo, ti sei rifatto. Un applauso, grazie. Signori. Grazie, grazie Vittorio. Grazie. Il microfono dalla Silvia. Vittorio, sei rifatto con questa bellissima canzone. Adesso, signori, noi... l'aste francese. No, ragazzi, no, non vi preoccupate. No, io faccio, non sono qui, ecco. Allora, vi avevo detto che la signora Caterina non avrebbe avuto vita facile nel suo balneare, ve l'avevo detto e l'avete visto. Quindi vediamo che cosa è successo dopo l'arrivo del cliente di Loreto. Richiamo tutti i personaggi, ce ne sarà uno in più, con la spiaggia parte seconda. Si paria, le ho detto tutto. La fago più qualche giorno, a finire il manicomio, quello dico io. Oh, Catari! Oh. E così fate, tutti andati porchi te. Siamo andati peggio, comare, peggio! Ma sai cosa è successo? Cosa è successo? Abbiamo comprato un cagnoletto per far trastullare quella creaturetta del Tunina. E cosa è stata? La finanza da Monna è venuta fuori. Ma sì. Oh, è venuta una carta dal comune. E chi si chiama Cicci. Questa carta c'era scritto. Tassa per Cicci, da pagarsi in 2 rate. Un milione per Cicci, che ti più un corpo, non me lo fai da più, portamelo via. La sada, e ti sei incantata tutta. Non è la tassa per il ca, quella lì, oh, ma sei matta. Quella è la Cicci, la tassa per la casa. Per ogni dipartimento si paga la tassa, in 2 rate, capito? A quelle spese dell'estate non si potrà mancare. La Cicci. Ah sì, che la Cicci. Oh, Catarina. Io sono da fago giù, io non c'è una mosca da facciamo a pagare la ora. Valanda. Ma siete saluto. Dai, vediamo, la siamo la Cicci, stanno, che te più me ne lasciato. Mamma mia, vediamo da fare. Andiamo a fare una figuraccia, sa. Il bicchiere è finito. Catarina, buongiorno. Buongiorno, signora. Come state? Baciami, siete qua. E adesso che non vedo. Sono ritornata anche quest'anno. Sì, oh, siete quella delle malve, sì. Sì, quella delle alghe. Come siete? Mi trovo invecchiata? Ma per carità, signora, siete una pelle artirata che parete cappucciate, come sempre. Il mio posto è sempre il solito? Sì, si capisce, signora. Il lettino numero 75, prima fila, andate giù. Va bene, la ringrazio, ci rivediamo. Ci vediamo, signora. Salutate al marito. Buongiorno! Sei del monte? Sei dal monte? A chi me lo porta io al monte? E questo non è sbucato. Ma è chiaro? Stamattina magari era un po' scuretto, gli ho fatto 2 sbattuti. Con un zucchero? Sì, ci ho messo 4 cicattini di marsala, vi sta bene? E questo è andato sbarcato, con tutti chi ieri, sa? Lo dico io. Signora! Mi sembra che degli scogli viene uno strano profumino. Quello è profumo di mare, non vi preoccupate. A me più che profumo di mare, signora, mi sembra tanto una mistiganza tra paglie e fie dopo che ci è passate le vacche. Ah,
Non cominciamo subito che la pianella è eccola, eh? Io sono nervosa, l'ho detto ancora prima a lui. Non si preoccupi, signore, non lo voglio far arrabbiare. Ma... state sta la sedia, oh, ci guarda un'altra. Un sole, eh? Ah, è il sole a 7 milioni di anni. E il sole a 7 milioni di anni che sta lì, secondo voi stamattina si oscureggia? Non so. Non metti in dubbio la sua parola. Signora, ma se uno vorrebbe fare un tuffetto, no? Come dovrebbe fare? Si butta entro all'acqua, va bene? Ma con i vestiti e tutto? Oh! Andate un mondo proprio chi due lì! Non me la state andare stasera! Signora, non si arrabbi tanto, vedo l'avere un po' agitatella. Ma se... sono esaurita, ti ho capito. Ma se uno vorrebbe ripone questi poveri panni, no? Ci sarebbe un posticino un po' appartato. Saremmo 8.000 casotti, Gio la Marina. Guardate, le astrici, arriva. Questi qua? Queste robe qui? Andate. Allora, guardate, sicuramente prenderò queste righe. Perché se dici tanto col costumino io... Oh, l'ho pagato 50.000 lire da Mario Pronto Moda. Questo marico, questo manca qualcuno che è scappato da galera. E manca cui promette, ve lo dico io. Signora? Ma è un'altra cosa fate. Cosa c'è? Da chi mi devo rivolgere? Lei non mi vuole dare le informazioni? Allora, quello metto. Fammi a capire. Andate giù, laggiù c'è chiudore, lui vedete quello rampinato lassù che guarda col cannucchiale. E quello è mio marito, trovami per capite, andate giù che è aga, però va alla bene, fuga. Signora, non c'è rabbia, eh? No, non mi arrabbio. A me cacca giorno mi piega qua, tra che hanno uscito un ixi. Signora! Scusate! Ci avete per caso una doccia? Ci avete per caso una doccia? Come per caso? Ma ce l'abbiamo sì la doccia, per caso! Va bene, Santunetta, cerve! Andate, andate a fare la doccia! E dite, se paga o è gratis, eh? I clienti non pagano niente, ti ho capito quell'uomo? Va bene, siamo a cavallo! C'è il contatore? C'è sì, l'ha messo proprio tuo anno! E questo c'è il sapeo che me lo dice, e c'è il sapeo, c'entra! Cercate andare giù, andate tutti giù da chiudere! Signora, scusate, un scioccamanello, ce l'avresti il scioccamanello? No, quelli ne li passiamo! E ci scioccheremo al sole, ci scioccheremo al sole! Scusi signora, ma dove mi dovrei bagnare io? Bagnatevi anche all'acqua, bagnatevi tutto lì! Ma quello l'avevo capito, ma a nord e a sud di suo marito? Andate a Greca Leante, basta che andate io da chi, ti capisco? E dove devo andare, in un altro stabilimento? No, a Greca Leante, andate giù, andate! Si riscalda sempre la signora, va bene! Andate giù da chiudere, tu cosa fai, guardi la donna nuda con cannucchiale, da sgraziato! Devo parlare con quel signore lì sul seggiolone? Sì, quello lì, avete capito? Quello che guarda le donne nude. Va bene, io non sto qui per farla arrabbiare, un minuto. Da scurino. Signora bella, sa cosa mi sciocco, sa cosa mi sciocco. Ancora gliela fanno più fatta da un pannuccio da mamma, da cosa la fa? Signora, scusi, prima o dopo di suo marito? Prima, chiudono, disgraziati, e già se non li mazza questi. A chi mazza lei? A tu ammazza anche la scopa che ma io ci vuoi una mente bruare! Ma tu mi vai a ammazzare, tu dati! E non dite, e cosa ti è venuto per colazione? La varichina ti è venuto per colazione, la varichina! Non finisce qui, se la ricordi, eh? Non finisce qui! E ci rivedremo a forum, ha capito? Un colpo ti dà tutta la testa a forum. Ci rivedremo a forum, ci rivedremo. Grazie Barbara.
Parapparappa. Benissimo, avete riso, l'ho sentito. Non so se avete capito bene, ma pare che la Cagnara avrà un epilogo, perché i due clienti hanno citato la signora Catarina in tribunale. Si tratta del tribunale autorevole di Forum, quindi certamente il giudice Santi Licheri, che io ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, emetterà una sentenza degna della sua più qualificata professionalità, vero Silvia? Sicuramente. Ecco, brava. Silvia, che è la mia partner, oltre ad essere la partner della serata, Silvia è anche la partner della mia vita, vero Silvia? No. No, va bene, allora andiamo dall'altra parte. Guarda che sei forte, eh? Tu sei forte. No, stiamo facendo tutte queste cose perché devono levare la scena, perché Silvia, tra non molto, no, che cosa succederà? Tra non molto ci sarà un balletto. Il balletto di... Io intanto, scusa Silvia se ti interrompo, dopo sempre la storia di Mara Vegnaro, perché io ancora sento i rumori, intanto parto con i primi ringraziamenti. Le pubblicità che avete visto poc'anzi sono state realizzate grazie a Ettore Cappella e Sergio Senigallesi per il montaggio delle cose, per il montaggio e per le riprese, mentre l'idea sono state scritte e ideate da Andrea Michelini. Adesso Silvia, intanto tu prepara la presentazione del balletto, io vado di là e faccio una cosina, scusate, ma una cosina nel senso... Allora concludiamo questa prima parte con un fantastico balletto diretto da Teresa Rombini. I costumi sono stati interamente realizzati dalla signora Dina Vecchi. Lucia, Cecilia, Roberta, Laura, Cinzia e Maura esibiranno tutta la loro bravura con un brano dei Metallica. È il momento del balletto di Teresa Rombini. Myself this way,
Our desires we live it, our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I see, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never get over they say. Never care for games they play. Never care for what they do. Never care for what they know. Un bellissimo applauso, grande applauso a queste ragazze. Grazie. E la coreografa Teresa Rombini, i nomi Silvia, come si chiamano? Non lo sappiamo, si chiamano Francesca, Antonella, Alemanda, Sara, Michela, potete chiudere il sipario. Allora ragazzi, Silvia, ti ho detto di prendere i nomi. Va bene, allora, si tratta, concludo con un piccolo omaggio, mentre Silvia lo fa prendere, che noi vorremmo consegnare a Emilio Verdini, che è qui presente, si è montato una palla, questa palla viene consegnata alla presidente speciale Silvia Russa, l'ufficio nazionale, a Emilio per stima e riconoscimento. Viene consegnata dal direttore dell'azienda speciale Cima, che purtroppo per motivi familiari, moglie all'ospedale, non è potuto intervenire, è una cosa che è successa qualche ora fa. Quindi Silvia, prego, puoi portare la targa Emilio. Emilio, noi ti ringraziamo. Voi che state al titolo parla telecronica, Silvio Scassanello, Silvio Scassanello, Emilio ha preso la carica, Romolo Scalina, che Silvio sta arrivando già.